prendi la forza. Ah, dai, lancio adesso. Su. Accidenti. Ma no, che fai? Su, lancia. Bosley, si rassegni. Sua moglie è affetta da una forma acuta di nevrosi e non vedo alcun sintomo di guarigione. Sono certo che un altro periodo di ricovero non può farle che bene. Sarebbe veramente azzardato lasciarla stare in mezzo agli altri, almeno per ora. Lei è troppo pessimista, dottore. Per mia moglie ormai il momento peggiore è passato. Non voglio che sia rinchiusa di nuovo in manicomio, la voglio a casa con me e i ragazzi. Dottor Evans, un esaurimento non dura in eterno e Peggy sta già molto meglio. Ammazzarmi! Fra le pareti di casa mia hanno provato! Peggio che in guerra! Non mi dite che io non so che cos'è il Vietnam, perché io lo so che cos'è! Canaglie, capelloni, terroristi! Dai, mamma! Oh, mi dispiace tanto, signora Greville. Gliela posso ripagare con i miei risparmi. È la mia vita, allora, eh? Hai spiccioli abbastanza anche per pagarmi il funerale? Io lo so che volevate ammazzarmi. Ma che cavolo fa il governo? Lascia che quattro maledetti straccioni lavativi distruggano la proprietà privata. Io odio questo porco governo! Subito da tua madre! Ma cosa fa tua madre tutto il giorno? Diglielo! Casa mia non è un asilo per delinquenti comunisti! Ma dire a tua madre che io la odio! Dì a tua madre che io vi odio tutti! Dio mio! Dio mio! Dio mio! Pronto? Senta, ma che numero ha chiamato? Ecco, lo sapevo, ho sbagliato numero. Lei si scusa? Ma che me ne faccio io delle sue scuse? 30 secondi di vita sprecati per la sua idiozia, dovrei anche scusarla. All'inferno, lei e la sua dannata famiglia e le sue stupide scuse! Dio, oddio, Dio, ma io che ho fatto? Soffrire così. Signora Gravel, che c'è? Si sente male di nuovo? Possibile che mio marito non possa mai dare un'occhiata ai bambini? Non fa mai niente, non muove mai un dito. I bambini sono in giardino a giocare, va tutto bene. Adesso vado a prenderle un tranquillante, eh? Griselda, la mia vita è in pericolo. Qualcuno vuole farmi del male, aiutami. No, buona, buona, stia buona. Sono tutte fantasie, tutte cose che non succedono, stia buona. Questo lo dici tu. Non più tardi di 10 minuti fa, il figlio dei vicini ha tentato di ammazzarmi. Me ne stavo in camera da letto. Ero lì che mi laccavo le unghie e quel delinquente piglia e mi spara addosso. Ma che dice, signora Greville? È così, ti giuro. E i miei figli potrebbero essere rapiti da un momento all'altro. Oh, Madonna Santa. Beth! Bosley Junior! Respiri forte. Ancora. Adesso tocca a me. Respiri. Respiri ancora. Oh, sporcaccioni! Nel bel mezzo di un'orgia! Schifosi, schifosi, sporcaccioni! È questo che vi insegnano a scuola, eh? Stavo solo giocando! Mamma, era un gioco! Nudi, nudi, nudi! Potresti essere incinta, Beth. Quanto a te! Ma come hai potuto arrivare al punto di stuprare tua sorella? Oddio! Fare del sesso a 5 anni! Peggy? Peggy? Siete Griselda? Vada piuttosto a dare un'occhiata a sua moglie. È di nuovo lì che dà i numeri, poverina. Mi stavi di nuovo fregando, eh? Non stavo fregando un bel niente a nessuno, signor Greville. Adesso vediamo. Ci ho fatto un segno, te ne eri accorta? Qui, guarda,
Lo vedi questo segno? L'ho fatto non più tardi di ieri. Te ne sei scolato un bel po' di questa roba carina. E chissà che altro mi hai sgraffignato. Diamo un po' un'occhiata alla borsa. No, non si azzardi a toccare la mia borsa. Perché? Hai qualcosa da nascondere? No, no, l'uomo non deve ficcare le mani nelle borse delle signore. Non lo sapeva? Tu una signora? Sei licenziata, Griselda. Lo credo che voi altri siete sempre disoccupati. E adesso qua la borsa. Io non permetto che un bianco tocchi i miei tampax. No, lascerei perdere i tampax se fossi in te. Bene, bene, guarda qui. Il mio libretto degli assegni. E ne hai anche staccati. Il mio biglietto della lotteria. E due rotoli di carta igienica. Per adesso sei agli arresti domiciliari. Poi ci penserà la polizia. Fuori dalle palle, muso bianco! Bravo! Ti sei deciso ad arrivare, finalmente. Già, meglio tardi che mai. I tuoi figli hanno fatto del sesso. Quasi sicuramente Beth è incinta. E io sono sfuggita per un pelo a un attentato pochi minuti fa. Vuoi darti da fare se non ti disturba troppo? Oh, tesoro, l'ansia ti gioca brutti scherzi. Oh, non mi tocca. Mi fai venire la pelle d'oca quando mi tocchi con quelle mani. Tu prova a toccarmi e ti faccio ingoiare tutti i denti. Dio mio. Dio mio. Oh, Dio mio. Peggy, Peggy. Questa casa è un inferno. Un inferno. Sono finita dritta all'inferno. Ecco. Non ti muovere di qui, Griselda. Ora vado a fare un'iniezione a mia moglie. Poi facciamo i conti, io e te. Oddio mio, oddio. Peggy. Vattene fuori! La vuoi la medicina, vero, cara? Ti rimetterà a posto. Che cos'è successo? Eri così tranquilla fino a ieri. Vattene fuori di qui! Puzzi, brutta bestiaccia schifosa! Certo, amore, certo. Vedrai. Andrà tutto bene. Dammi il braccio. Oh, la bestia mi ha toccata. Oddio, la mia pelle. Mi hai dato lo scolo. Porco! Basta, Peggy. Non costringermi a usare la forza. Guarda che se non mi lasci fare, chiamerò l'ospedale. Non mi toccare! Oddio! Peggy, dovrò farti di nuovo rinchiudere. Provaci! No! Aiuto! Griselda! Sta cercando di ammazzarmi! Aiuto! Qui, faccia di merda! Va tutto bene, signora Grevel! Non l'ha mica ferita! No, per miracolo! Guarda, guarda, giù, giù! Giù, bello! Giù, giù, giù! Giù, giù! È morto! È morto! E noi siamo nei guai, signora Greve! Oddio, è morto!